Salve a tutti ragazzi e beh, hai presente quando al telegiornale c'è una notizia talmente importante, tipo muore il Papa, queste cose qui, e che si parla solo di quello? Oggi facciamo la stessa cosa. È morto il Papa? No, non è morto il Papa, non parliamo di Papa, né di Papi, o di Papesse. Comunque si parla ovviamente di un videogioco che sta a cuore a tutti voi. Stiamo parlando di Far Cry, no ovviamente no, stiamo parlando di Minecraft. Minecraft, il videogioco che smuove i gameplay in tutto il mondo, in tutto il cazzo di mondo. Proprio non c'è modo di sradicare questo cazzo di Minecraft. Non c'è modo. E sì, per questo che cosa hanno deciso di fare alcuni bravissimi sviluppatori, che si chiamano Telltale, che mi ricorda un altro gruppo di sviluppatori. No, sono i Telltale, sono i Telltale. I Telltale hanno deciso di creare un gioco per raccontare una storia, ma non perché vogliano in qualche modo sfruttare il brand Minecraft. No. Il loro desiderio è quello di raccontare una storia. E come ce la raccontano? Ce la raccontano utilizzando come pretesto per fare un mucchio di soldi il logo Minecraft. Con sottoscritto story mode. Ma passiamo... Leggiamo la notizia. Allora, il titolo è... Udite, udite, attenzione, Minecraft Story Mode. Ma che bei titoli che mettono nelle... Allora, tutti gli amanti di Minecraft usciranno fuori di testa con questa notizia. I Telltale hanno infatti annunciato che creeranno Minecraft Story Mode. In pratica un nuovo gioco che non ha nulla a che vedere con Minecraft, che racconta una storia sul personaggio di Minecraft e del suo mondo. Arrivano tutti in ritardo rispetto a noi, eh? Vabbè. Tanto per farvi intendere, lo stile di gioco sarà come The Wolf Among Us o The Walking Dead Season 2. Giochi che non abbiamo provato, ma dei quali conosciamo piuttosto bene la natura, estremamente narrativa e poco ludica. Esatto, e proprio per questo ci soffermiamo su questa notizia. Uno, la nostra domanda che noi ci rigiriamo a voi, no? Uno, c'era proprio bisogno di fare una storia di Minecraft raccontata in un videogioco? Che non ha nulla a che vedere con Minecraft. Se tu vuoi raccontare una storia, è giusto che tu usi come punto di partenza qualcosa che abbia mordente, non dei personaggi che di per sé non vogliono dire nulla. Minecraft ha un gameplay rivoluzionario, per questo è diventato così famoso. Minecraft però è un sandbox e la storia di un sandbox non la puoi raccontare, oppure puoi raccontare infinite storie. Esatto. E quindi questi Tale of Tales dei ricchi, no, i Telltale, che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di sfruttare questo brand, punto e basta, perché poi la storia potenzialmente la possono inventare quando vogliono, ambientarla dove vogliono, l'importante è che ci siano di mezzi i cubi da qualche parte. I cubi, i creeper, gli zombie, un ender dragon qua e là, il nether, sapete, tutte le caratteristiche di Minecraft. Beh, facciamo degli esempi possibili di storia. Un giorno Steve si sveglia, si ritrova in una capanna, non sa chi ce lo abbia portato, e poi fuori dalla porta trova un creeper pronto a violentarlo. Questa è una storia. Ma non c'ha manco le mani il creeper. Come fa? Facciamo un'altra storia, sì. Magari meno. Perché... magari un, un giorno Steve sta navigando nella sua barchetta, si gira e c'è un creeper pronto a violentarlo. Ci sono tantissime storie possibili. Ma perché i creeper violentano sempre in questo caso? Ma no, sto facendo degli esempi. Ah, okay. Potrebbe essere ambientata pure, che ne so, nella giungla. E Steve sta facendo avanti e indietro con le liane, fino a che tornando indietro non si rende conto che qualcosa da dietro, ed era un creeper pronto a violentarlo. I creeper in questo videogioco potrebbero dare dei problemi. Cioè, Peggy 18 ci metto. Peggy 18, quella, no, con la locandina del creeper che fa così. Il creeper senza mani. Questa notizia di per sé non vuole dire un cazzo, ma vuole dire tante cose. Nel senso, sì, si può sfruttare un brand, si può proprio mungere da tutte le parti finché non esce più una goccia di latte, e con Minecraft mi sembra che sia stato fatto un po' tutto. Certo, è stato fatto tutto gratis per la maggior parte delle cose belle che ci sono in Minecraft, che magari sono le mod, le texture pack e chi più ne ha ne metta. Sì, è stato fatto di tutto. Minecraft è diventato un fenomeno che va al di là del videogame originario pensato da Notch. Ormai di Minecraft si è fatto tutto e crediamo che adesso debba farsi semplicemente da parte. Come, sapete cosa fa un animale ferito? Un animale ferito diventa rompicoglioni e dopodiché si allontana, se ne va in un angolo e va a morire in pace. Quello che noi ci aspettiamo che Minecraft riesca a fare. Perché diciamo riesca a fare? Perché al momento Minecraft è circondato di chirurghi piuttosto zelanti,
uno con il defibrillatore che lo tiene in vita con queste scariche elettriche, un altro che gli fa iniezioni di cocaina dritte nel petto per tenerlo sempre attivo, così. Questo è Minecraft adesso. Quindi noi ci aspettiamo piuttosto che venga fuori un altro progetto. Potrebbe essere un Minecraft 2 che però comporti delle novità sostanziali, perché ormai è finito. Fare una storia su Minecraft, boh, non lo so. Non lo sappiamo. Così come non sappiamo che cosa si inventeranno. Magari la storia sarà bellissima, però a questo punto non ci mettere in mezzo Minecraft, mettici in mezzo dei personaggi normali. Sì, inventati, cioè, magari belli, magari carismatici, perché Steve è carismatico. No, per renderlo carismatico ci siamo dovuti inventare un'altra cosa noi, per dire, noi. Dovranno farlo anche loro, e quindi Minecraft va a cadere come idea di un gioco. Fai un film piuttosto, cioè forse avrebbe più senso un film di Minecraft. Molti hanno provato a fare questa cosa in crowdfunding, cercando di mantenere il brand di Minecraft e portando un qualcosa di diverso, che non sia un videogioco, ma che è un film, un cortometraggio, qualcosa che appunto sia attinente al mondo di Minecraft perché ne riprende le ambientazioni, ma che sia completamente diverso da un videogioco. Sì, che poi a noi l'unica cosa che ci fa storcere il naso è che questo progetto sia un gioco. Se fosse semplicemente una storia ci andrebbe bene, ma chi di voi guardando Minecraft riuscirebbe a sentirsi normale non giocando Minecraft, ma giocando un'altra roba? Quindi ragazzi, fateci sapere la vostra, perché è importantissimo, mai come in questo caso, perché siete voi i maggiori fruitori di Minecraft al mondo, lo sappiamo, ci sono tantissimi amanti del mondo di Minecraft, quindi fatecelo sapere voi cosa ne pensate di questo videogioco, se siete interessati o meno, e noi ci vediamo alla prossima. Anzi no, io direi prima di dire addio a Minecraft, ho sentito che è uscita una mod in cui i funghi non hanno i pallini sopra, hanno le stelline. Io credo che sia un ottimo motivo per riprendere a giocare a Minecraft. Che dici? Sì, adesso lo riprendiamo. E un altro che addirittura quando cuoci la carne e la lasci troppo tempo sulla brace, poi ti resta il grasso rappreso, devi pulirlo. No, è molto bella come mod. Basta ragazzi, basta. Minecraft è quello che è.